Shop. Ciao a tutti, allora oggi volevo provare una cosa che era da tanto tempo, volevo provarla perché voi siete tutti scettici, ma poi pure io lo sono in realtà. Ho ordinato una batteria, quella farlocca del Phantom, e quindi niente, facciamo un piccolo unboxing, vediamo come è fatta. Appena arrivata stamattina e vediamo un po' com'è la differenza rispetto alla batteria originale. Tra l'altro l'ho presa da Banggood. Ci ha messo un mese intero ad arrivare. E, beh, il packaging è uguale a quello dell'originale. Vediamo un pochettino, la tiriamo fuori. Eccola qua. Allora, beh, prima di tutto notate che non è uguale quali sono le lucette a quelle del Phantom 3, ma mi ricorda quello dell'Inspire, penso, no? Vediamo un po', adesso prendiamo la batteria originale. Allora, vista da vicino, sembrano pressoché identiche. Sì, ci siamo anche qua. Altezze uguali. Sì. Cioè, è prettamente molto molto simile. Vediamo, scacciamo qua. Lucine ci sono. Vediamo come entra all'interno del Phantom. Allora, vediamo. Ah, devo dire che entra quasi meglio rispetto a quella originale. Vediamo un pochettino come entra l'altra. Quando storto. In effetti è un pochettino più duro. Vediamo se lo accende. Qua. Perfetto. Vediamo un pochettino. Aspettiamo. L'ho accesa. Allora funziona, c'è dell'energia dentro. Vabbè, allora niente, adesso la colleghiamo all'app e vediamo com'è. A dopo. Allora, abbiamo collegato direttamente il Phantom alla sua app. Entriamo dentro, andiamo a vedere i dettagli, cioè andiamo a vedere cosa ci dice la nostra app della batteria. Allora, qua si sta calibrando, accendono un po' di cose. È chiaro, siamo qua in un ambiente indoor. Per ora è tutto a posto, l'IMU si sta calibrando. Allora, andiamo a vedere il battery come va. Poi è chiaro, siamo qua in negozio, qua il compass fa un po', diventa un po' matto, no? Allora, cerchiamo di entrare dentro. RC battery, no, aircraft battery, eccolo qua. Allora, stiamo perdendo. Eccoci qua, siamo dentro. Allora, quindi come vedete qua mi dà battery life 100%, che non è male. Cosa strana, non so se vedete qua, time charged 5, io non l'ho mai caricata, quindi si vede che qualcuno probabilmente ha provato a testarla. Per il resto mi sembra a posto, no? Cioè 17.1 V voltage, ok, remaining power, total capacity. Ma mi sembra ok, faccio magari un check all'history, cosa mi dice? Niente, qua è stata praticamente testata, non so da come, perché 5 cicli. Vabbè, io adesso cosa faccio, ragazzi? Provo a farlo decollare qua in negozio, vedo come va e poi capiamo se funziona. A dopo! Allora, siamo qua in negozio, abbiamo collegato, siamo pronti, voliamo in full manual, quindi non è facile. Poi c'è anche il fattore che in un ambiente indoor è difficile, ma proviamo. Non è facile volare indoor, però la batteria tiene, eh?
anche il modello delle vase sotto. Io non noto anomalie qua, la batteria sta esattamente lavorando come una batteria originale, quindi per ora il test è positivo, eh. Poi chiaro, sono un po' cacato sotto perché qua devo fare 7000 regolazioni, poi volare in manuale veramente non avere la forza di Yoda. Vabbè, iniziamo a abbassarlo, eh. Così facciamo prima. Allora, non è male, per ora si è comportato bene. Non so quanto abbiamo volato, abbiamo volato 3 minuti più o meno, mi sembra di capire. E anche la percentuale di batteria non è male. Magari vi faccio vedere qua, quindi qui, allora vediamo qua, giusto da qui, no? Facciamo così. Ma per ora mi sembra tutto ok, abbiamo volato 2 minuti, abbiamo ancora l'89, è un po' sceso magari un po' veloce. Chiaro, bisogna fare un test un po' più obiettivo all'aperto per capire un pochettino, però per ora non è male. Quindi nelle prossime ore o domani lo provo in un prato, magari senza esagerare troppo in altezza, così evito di schiantarlo se la batteria farlocca. E niente, quindi no, veramente tanta roba, batteria fake non è male. Lo so che mi attirerò le ire di tutti voi, che bisogna prendere la roba rigorosamente originale e così via. Sono d'accordo, ma quanti di voi magari si prendono le gomme non della Michelin, se la prendono della Ciccio Bubbolo perché vuole risparmiare? Un po' anche qui nel fatto. Quindi vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.